Buongiorno e bentornati alla trasmissione mattutina di Super J di prima mattina. Oggi, dopo la rassegna stampa, verrà a trovarci l'assessore comunale alla pubblica istruzione del comune di Teramo, Andrea Cori, con il quale parleremo tra l'altro dell'importante rinvenimento archeologico che c'è stato a Teramo qualche giorno fa. Ma cominciamo subito con la rassegna stampa, andiamo a leggere i principali quotidiani locali, le notizie che sono state pubblicate questa mattina. Iniziamo dal quotidiano Il Centro. Più guariti, meno contagiati. Covid in Abruzzo, nelle ultime 24 ore il numero di chi ce l'ha fatto supera i nuovi casi, e questa è una buona notizia. È un segnale, come leggiamo sul centro, che fa ben sperare. Ecco la nuova mappa con i 124 comuni più a rischio. L'Abruzzo si difende, vaccini, le dosi portate nei paesi da unità mobili. Ex manicomio, fondi tolti per i ritardi, lo dice la Regione Abruzzo. Teramo, Tari, il calcolo adesso si può fare sul sito. Ciarrocchi, svolta in una telefonata, il ginecologo arrestato ha parlato con la ragazza dopo il presunto caso di violenza. Atri in lutto, muore l'attore e regista Anello, stroncato da un'ischemia a 55 anni, è stato anche al TSA. Il quadro in Abruzzo per quanto riguarda il coronavirus, nuova mappa dei casi in 124 centri più colpiti. Dagli 870 contagiati di Pescara ai 10 di Trasacco, Cugnoli e Roccaraso, ma il virus frena nell'area metropolitana nonostante Montesilvano e Chieti. Adesso è l'Aquilano che preoccupa di più, l'analisi dei positivi ogni 100.000 abitanti con i comuni oltre soglia che rischiano nuove restrizioni. Gli sviluppi, guariti superano i nuovi contagi, scende anche il numero dei ricoveri nelle ultime ore, primi segnali concreti che fanno ben sperare. Per quanto riguarda i vaccini, vengono portati fino a casa, via le prime unità mobili. Marsiglio chiede a Draghi, più dosi dei vaccini. Gli aiuti in Abruzzo, sostegno, ecco la guida per richiedere i fondi. Nuovo decreto, l'Agenzia delle Entrate sta per attivare la piattaforma online. La procedura da seguire non è difficile, ma è meglio conoscerla in anticipo. La situazione in Italia, AstraZeneca nei guai e mistero sulle dosi. Il governo italiano invia i NAS nello stabilimento di Anagni. Draghi rimprovera le regioni e riapre le porte delle scuole. I numeri in Italia, contagi in aumento e ancora tanti morti. Ieri oltre 21.000 nuovi positivi e 460 decessi. E adesso andiamo alle notizie dalla provincia di Teramo, l'inchiesta sulla violenza sessuale. Ciarrocchi nelle carte dell'accusa, una telefonata tra lui e la ragazza e la registrazione di una conversazione in cui entrambi fanno riferimento all'episodio contestato. Il ginecologo e politico è finito ai domiciliari. Per il giudice esiste il pericolo di reiterazione del reato. La prefettura lo sospende dalla carica di consigliere comunale e la ASL chiede gli atti giudiziari. Aquilani, appello al tribunale per chiedere la scarcerazione, falsi atti per i permessi di soggiorno, questa è l'inchiesta in questione. Ex manicomio, il caso dei 30 milioni, la regione, soldi tolti all'Ateneo per i gravi ritardi del progetto. A dirlo è il sottosegretario D'Annunzio, rispondendo a Mariani in consiglio e citando anche atti ufficiali dell'università. A maggio 2020, dice D'Annunzio, lo scostamento era di un anno e l'opera già ad altissimo rischio di perdere i fondi. Rifiuti, nuove norme per i comuni, tavolo in provincia per definirle. Le novità potrebbero avere ripercussioni sulla Tari delle attività. La polemica, bollette pazze del Ruzzo, Casa del Popolo chiede lo stop. E ieri, come vedete anche nella foto, c'è stata una manifestazione in centro a Teramo organizzata dalla Casa del Popolo. Via Longo, lettera al sindaco sul progetto di recupero. Lo studio Cavarocchi e l'ex consigliera Cardelli chiedono chiarimenti. Tari, da oggi il cittadino può sapere quanto paga dal sito web della Team. Il portale è stato rinnovato e reso più trasparente. C'è anche un'app che ogni sera avvisa l'utente su quale tipo di rifiuto conferire.
La situazione in provincia di Teramo per quanto riguarda il coronavirus, decolla la vaccinazione dei più fragili, coperte oltre 400 persone, parte piano invece la campagna per gli over 80 costretti a casa, solo 30 dosi in un giorno. Medico Covid scrive un libro sul lockdown, la 26enne di Pineto, Arianna Di Marcello, devolverà il ricavato delle vendite all'ospedale di Atri. Sisma, arrivano rimborsi per 97 imprese teramane, l'ufficio speciale per la ricostruzione ha approvato 120 richieste in Abruzzo, Marsiglio, necessario per le attività colmare le perdite e riprendere appieno. A Montorio, scontro opposizione altitonante, doppia polemica su affidamento dei lavori e frequenza dei consigli. A Tortoreto, ammanchi sui buoni pasto, assolto uno dei rivenditori. Era accusato di peculato, per il giudice il fatto non costituisce reato. Finisce l'incubo per Guercioni, che chiede le scuse pubbliche da parte del sindaco Piccioni. Martinsicuro dice sì all'opera Salva Spiaggia ad Alba, la posizione di Corsi, presidente degli operatori truentini. Colonnella, ATR, i curatori, cassa Covid fino a giugno, poi il tavolo. Non ci stanno i sindacati che tornano ad avanzare domande sulle condizioni del gruppo del carbonio e dicono bene gli ammortizzatori sociali, ma non bastano. Martinsicuro, truffa online, giovane finisce ai domiciliari, denunciati anche uno spacciatore di droga e un uomo che circolava con un lungo coltello. Giulianova, l'ANAS si impegna a rivedere lo svincolo della Teramo Mare. L'assessore Di Candido incontra i vertici dell'ente stradale sollecitando un ripensamento sul progetto. L'uscita non va fatta in via Mulino da Capo, ma all'altezza del sottopasso. Crediamo di averli convinti. Sempre Giulianova, indennità da recuperare, affidato l'incarico, studio legale romano, ingiungerà agli ex amministratori di restituire le somme incassate in eccesso. La TV del Vaticano intervista Di Marco, truppe in spiaggia per il vecchio e il mare. Sempre Giulianova, il Curino è il progetto per la scuola digitale, il liceo è capofila dell'iniziativa del MIUR. Roseto, il papà, voglio giustizia per la mia Francesca. Nando Martellini è il genitore della 24enne morta a casa di due amici che adesso sono indagati. Il padre dice: non ho potuto trattenerla in Germania e qui ha incontrato brutte compagnie. Roseto, il punto vuole donare alla città un progetto per l'arena Quattro Palme. Atri in lutto, è morto Anello, attore e regista di teatro, aveva 55 anni, stroncato da un'ischemia all'ospedale di Teramo, figlio e fratello d'arte, era conosciutissimo in tutto l'Abruzzo, ha cominciato a recitare a 13 anni e ha raggiunto il successo nel 99 al TSA dell'Aquila, è stato consigliere comunale e portavoce del suo quartiere, domani alle 11 i funerali in cattedrale. A Silvi pista ciclabile, i lavori si fermano in estate. Prima della stagione balneare saranno ultimati e resi agibili i tratti alle estremità nord e sud. Adesso leggiamo le principali notizie che arrivano dalle altre province. Pescara, l'incidente Gianmarco, l'ultimo atto d'amore, donati gli organi come voleva lui. Lo studente universitario pescarese 21enne morto a Bologna in seguito ad un incidente con la bicicletta. L'addio del papà Ugo Nigrisoli, vecchia gloria del basket pescarese che ha detto volevo essere io al suo posto. Montesilvano, lavori in corso, nuovi asfalti in 5 strade, niente auto e sosta vietata. L'Aquila, la casa dello studente, il processo civile dopo il sisma, sopravvissuti, parlano i parenti, telefono in tilt e ore di angoscia. A Chieti, coronavirus, Covid, muore un prof di 57 anni, in lutto i colleghi e 1.600 studenti. Per quanto riguarda la cultura e gli spettacoli, c'è un progetto che si chiama L'arte non si ferma, vanno in scena i Cafoni della Fontamara di Silone. Per lo sport, il Pescara penultimo in Serie B, Marinelli dice salvezza possibile, Sebastiani non andrà via, il presidente onorario, stagione da dimenticare, ma i giochi sono ancora aperti, sostiene. Per la Serie C il diavolo in difficoltà, Arrigoni,
Teramo, rialzati e corri. Il capitano: stiamo lottando per fare i playoff, non era così scontato alla vigilia del campionato. Eccellenza tra tamponi e regole anti-Covid. Allenamenti di gruppo già iniziati in vista della ripresa dell'11 aprile. Slitta la chiusura del mercato. Da Francavilla a Tokyo, tra i ricordi di Zanardi e il sogno paralimpico, la nazionale di ciclismo di nuovo in Abruzzo per allenarsi. Il basket grande, Giulia Basket, ma non basta. Serie B, giallorossi perfetti per 30 minuti, poi Cividale impone il maggior tasso tecnico. La gara che si è giocata ieri è finita 63-75 per il Cividale. Ed è tutto per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a leggere insieme le notizie pubblicate questa mattina dal Messaggero. Questa è la prima pagina. L'Aquila nella morsa del virus, contagi in calo nella regione ma non nel capoluogo, dove il Covid ha stroncato un 39enne. Vaccini obbligatori per il personale sanitario, il caso dei pazienti oncologici senza priorità. Abusi sessuali e film hard, le accuse al ginecologo, il professionista ai domiciliari, l'interrogatorio lunedì prossimo. E poi c'è anche una notizia che riguarda la morte del baritono teramano Luciano Di Pasquale, perché c'è un medico sotto inchiesta proprio per la sua morte. Lotta al coronavirus, via libera ai monoclonali per i malati più a rischio. C'è l'ok al protocollo per gli anticorpi. Intanto i contagi scendono, ma non scendono purtroppo i morti. Pescara, vaccini, l'attesa senza certezze degli oncologi, inclusi con altri pazienti fra gli estremamente fragili. In teoria da ieri tocca anche a loro, ma nessuno ha avuto ancora comunicazioni. L'Aquila coronavirus, muore a 39 anni un ex dipendente della Sanofi, il giovane originario della Marsica era ricoverato nel reparto di terapia intensiva, aveva studiato in città. A Chieti, Ferrara, pronti a riaprire i nidi e le scuole dell'infanzia. Il sindaco vuole essere vicino alle famiglie, ma molto dipenderà dal trend dei contagi. Teramo, ginecologo, le accuse della paziente, voleva mostrarmi un film porno. Prima le molestie durante la visita medica, poi la richiesta di guardare lo smartphone. Francesco Ciarrocchi ai domiciliari verrà interrogato lunedì prossimo. E questo per quanto riguarda ovviamente la notizia di questa inchiesta. Poi, come leggevamo anche dalla prima pagina, morte del baritono Di Pasquale, indagato un medico, era stato operato la settimana prima a Brescia. Il giallo, Francesca spunta un flacone ma gli è stata tolta l'etichetta, dunque si indaga ancora sulla morte della ragazza di Roseto. La polemica, bollette pazze del Ruzzo, fronte trasversale per il no. Tasse, tari, bollette non pagate, evasione a quota 4 milioni. Giulianova, gli ex amministratori devono pagare, la giunta comunale rivuole i soldi per il caso delle indennità maggiorate, approvata la delibera e paga soltanto la verdecchia. Da parte loro l'ex sindaco Mastromauro e i suoi collaboratori con un'azione congiunta si sono tutti opposti alla richiesta. In Val Vibrata, presi truffatore e pusher, i carabinieri hanno fatto scattare le manette, denunciato il proprietario della casa. La pandemia, santuario, padre Luigi ha la febbre, migliorano le condizioni di Germano, in isolamento breve l'assessore Verdecchia a contatto col positivo. Ad Alba, scuola media green, arrivano 250.000 euro. Per lo sport, Pescara con il Pisa è l'ultima chance, la prossima settimana Grassadonia si gioca tutto contro l'abruzzese D'Angelo. Teramo, riparti da pace, l'appello del capitano Arrigoni, forse sta sfuggendo quando stiamo facendo di insperato per tutti, il Palermo è alle nostre spalle, quelle davanti hanno un potenziale enorme, dice il capitano del Teramo. Eccellenza, Cappellacci, l'Aquila devi partire subito forte, l'allenatore adesso si ricomincia da capo e non si può sbagliare nulla. Sempre per l'eccellenza, Chieti, la rosa al completo per affrontare il Lanciano, dunque tutto è pronto per ripartire anche con il campionato di eccellenza. Ed è tutto anche per quanto riguarda il quotidiano Il Messaggero. Adesso andiamo a leggere insieme le notizie pubblicate questa mattina dalla città.
Dati incoraggianti per l'Abruzzo, scendono i ricoveri. Elaborato il protocollo regionale per la somministrazione di medicinali a base di anticorpi monoclonali ai pazienti colpiti dal Covid. Estate al parco, tante le potenzialità inespresse, le vocazioni che il lungo fiume può avere. Atri piange la morte di Francesco Anello, aveva 55 anni. Domani l'esposizione del feretro al Teatro Comunale, poi seguiranno i funerali in cattedrale. Attualità da Draghi, messaggio di fiducia, recuperiamo i ritardi sui vaccini. Scuola, domani mobilitazione in 60 città, studenti e docenti si riuniranno nelle piazze per chiedere la riapertura in presenza e in sicurezza degli istituti scolastici. Andiamo sempre a vedere le notizie per quanto riguarda la Regione Abruzzo. In arrivo la nomina del commissario ZES, secondo quanto appreso ci sarebbe il nome di un professionista romano, tra i candidati anche l'abruzzese Emanuela Di Luca. Mutui casa, le scelte delle famiglie in Regione. In Abruzzo il tasso fisso è il più scelto in assoluto, diminuita la durata media, importo medio in diminuzione. Al via in Regione il tavolo oncologico permanente, l'assessore alla sanità, gli oncologi medici dell'AIOM e Senior Italia Federanziani lavoreranno insieme per migliorare l'assistenza ai malati di cancro. Vaccini quaresimale, bene l'avvio per ultrafragili e caregiver. Il lavoro è ancora lungo, dice l'assessore, ma sono convinto che la Regione abbia dato finora risposte convincenti sul fronte delle vaccinazioni. Dati incoraggianti per l'Abruzzo, scendono i ricoveri, 329 i nuovi casi registrati, ci sono altri 11 decessi che fanno salire il bilancio delle vittime a 2052. Ok ai medicinali a base di anticorpi monoclonali. Approvato in giunta il protocollo regionale per la somministrazione ai pazienti colpiti da Covid-19. Teramo, Team, sì alla simulazione delle proprie bollette Tari. Restyling complessivo del sito sulla differenziata tra tutorial e app per chiarire i dubbi dei teramani sui conferimenti. Teramo, domani la Via Crucis presieduta da Monsignor Leuzzi, anche in diretta televisiva sulla nostra rete, la potrete seguire. Un centinaio di ricorsi per le bollette d'acqua pesanti. Di Ferdinando dell'Associazione dei Consumatori Robin Hood dice: la Ruzzo avrebbe dovuto fatturare prima, ora si può eccepire la prescrizione per il periodo superiore ai 2 anni. Sempre Teramo, iniziati i lavori di manutenzione di un ponte situato in prossimità di Contrada Gattia. L'estate dei teramani guarda al parco fluviale Filipponi, tante le potenzialità inespresse e le vocazioni che il lungo fiume può avere, ora bisogna cogliere l'attimo, dice l'assessore. Teramo, l'area archeologica che circonda il teatro romano come un'orchestra, la proposta è del musicista e direttore d'orchestra teramano Enrico Melozzi. ATR, bene gli ammortizzatori sociali, ma non bastano, ad affermarlo le segreterie provinciali di FIM, FIOM e WILM. I lavoratori non vogliono vivere solo di questo, dicono i sindacati, la dignità si trova nel lavoro. Un progetto per unire la Val Vibrata alla Vallata del Tronto, l'idea di realizzare la ferrovia Salaria che collegherà il Tirreno all'Adriatico passando per la Val Vibrata è di Enzo Lori. Castellalto si candida a tappa Tirreno-Adriatico. Vincenzo Di Marco, il sindaco, ho parlato con gli organizzatori, dice, e non si sono tirati indietro di fronte alla mia richiesta. Roseto, la riserva del Borsacchio, citato da The Telegraph, il noto quotidiano britannico, l'ha definita come uno tra i più bei posti di mare d'Abruzzo e selvaggia e gloriosa distesa di sabbia. Teramo Mare, ANAS pronta a confrontarsi con il territorio, di Candido e Bonaduce all'Aquila negli uffici dell'azienda. La promessa di un confronto fa ben sperare i residenti di Contrada Mulino da Capo. Ancora Giulianova, Porto, ha approvato il secondo bando relativo ai lavori al Molo Nord.
A Pineto, al via i lavori per il tratto di ciclopedonale tra il quartiere dei Poeti e Borgo Santa Maria. Martella, l'intervento va a completare un lavoro portato avanti nel corso degli anni. Sempre Pineto, effettuate le vaccinazioni ai soggetti fragili e relativi caregiver. Ad Atri la città piange la morte improvvisa di Francesco Anello, aveva 55 anni, tra i fondatori del Teatro Minimo. Domani l'esposizione del feretro al Teatro Comunale, a seguire i funerali in cattedrale. Intervista al neopresidente dell'ASP2 Teramo, Giulia Palestini, dice: "Sono attaccata ai valori della famiglia e non sono una femminista a prescindere". Val Vibrata, disoccupazione giovanile e crisi aziendali in aumento. Anche in Val Vibrata il fenomeno è in forte aumento. Le ragioni sono tante e non sempre sono legate alla crisi nazionale. L'Aquila, arrivano i team mobili per i vaccini per gli over 80 e i fragili. A Pescara, buon viaggio per i taxi a cittadini in difficoltà, la misura di sostegno messa in campo dal Comune di Pescara per il servizio di trasporto o noleggio con conducente. L'Aquila, l'acquario nella neonatologia dell'ospedale, un sogno che è diventato realtà. A Chieti, tante le proposte in merito all'accessibilità, si pensa all'istituzione di un osservatorio permanente sui lavori pubblici che controlli e verifichi costantemente la conformità. L'Abruzzo di Dante, siamo alla cultura, nei passi del libro di Ferroni, da Tagliacozzo a Carsoli, passando per la splendida Alba Fucens e risalendo il fiume Tronto. Per quanto riguarda lo sport, ci siamo. Italia, parti con il piede giusto, questa sera alle 20:45 ci sarà la gara Italia-Irlanda del Nord. Per quanto riguarda il Teramo, domenica a Vibo Valentia per invertire la rotta, il Teramo alla ricerca della vittoria per tornare a scalare la classifica in ottica playoff, necessario però un cambio di passo. Il basket, Giulianova da sogno per 30 minuti, poi prevale Cividale, un parziale di 9-35 negli ultimi 11 minuti, nega alla Globo una vittoria emozionante, finisce 63-75. L'album di figurine di Serie C di calcio femminile sta riscuotendo un grande successo. L'iniziativa, fatta frutto della collaborazione fra la Lega Nazionale Dilettanti e Achinda. Ed è tutto anche per quanto riguarda il quotidiano La Città. Concludiamo qui la nostra rassegna stampa. Adesso le previsioni del tempo, poi una breve pausa e poi incontreremo l'assessore comunale di Teramo, Andrea Core. Buongiorno amici di Super J. Dopo un lungo periodo di assenza torna l'anticiclone anche al centro-sud della penisola. Infatti per oggi in tutta Italia sarà il sole ad essere il protagonista assoluto. Dal punto di vista termico avremo anche un incremento delle temperature che si avvicineranno a quelle che sono le medie del periodo. Sulla nostra regione ci attende un giovedì con il cielo sereno su tutti i settori e soltanto nelle ore centrali del giorno si potranno presentare nuvole a ridosso dei rilievi. La ventilazione, seppur debolmente, continuerà ad insistere dai quadranti orientali sui settori adriatici, da nord altrove. I mari saranno quasi calmi. Infine, un'occhiata alle temperature. Come detto inizialmente, anche in Abruzzo tenderanno ad aumentare con valori massimi che saranno compresi tra 10 e 14 gradi e le minime della prossima notte tra 2 e 7 gradi. Un saluto da Marco. Eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio l'ospite di questa mattina, l'assessore comunale di Teramo, Andrea Core. Buongiorno assessore, bentornato nei nostri studi. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. E grazie a lei per averlo accettato. Allora, con l'assessore Core tratteremo diversi argomenti, a partire da quello che è il tema di più stretta attualità, perché come oramai tutti sapete, a Teramo c'è stato qualche giorno fa un importante ritrovamento archeologico dietro la Madonna delle Grazie, nei pressi del rimessaggio dei mezzi comunali.
comunali di Teramo e insomma sono dei pezzi importanti. C'è stata una conferenza stampa nel corso della quale è stato spiegato perché è importante questo ritrovamento e adesso si trovano i pezzi ritrovati al Museo Archeologico, che però ricordiamo è sempre chiuso. Per... Allora, di cosa stiamo parlando? Cerchiamo di fare il punto della situazione. Parliamo di, innanzitutto di cinque pezzi riconducibili, diciamo, a tre blocchi, perché abbiamo ritrovato questa... Tra l'altro ritrovati per caso, questo ritrovati, diciamo, assolutamente. Ma come è successo per la maggior parte dei reperti teramani? Insomma, Teramo si scava e si ritrova. Esattamente, ma partiamo innanzitutto dal da dove vengono questi reperti, perché negli anni 60, nell'ambito di uno scavo della sovrintendenza, fu portata alla luce quella che oggi è la necropoli di Ponte Messato. Alla Cona. In quegli stessi anni, quindi, la sovrintendenza affidò all'allora amministrazione comunale la gestione di questi reperti che erano venuti alla luce, quindi furono consegnati dalla sovrintendenza al comune dopo una breve prima e preliminare attività di studio, di fotografia e quant'altro. Per questo siamo riusciti nel tempo, o meglio negli anni 60, si riuscì a catalogarli e ad avere una prova fotografica dell'esistenza. Dunque, di questi atti, reperti, cioè, nei vari manuali che sono stati poi stampati, pezzi, che riportano appunto una descrizione didascalica di quello che sono questi reperti, risulta appunto la presenza di tali manufatti, però poi risultano appunto dispersi e non più rinvenuti, almeno fino ad oggi, tant'è che diverse ricostruzioni li davano per persi, per trafugati, per venduti o per... Allora, poi le chiederò, ma forse lei ovviamente non lo sa perché parliamo del 1961, come si possono perdere dei reperti di quel tipo. E poi il posto dove li avete ritrovati, come ci saranno finiti lì? Intanto, come è successo il ritrovamento? Possiamo solamente fare delle ipotesi, perché ovviamente parliamo di 50 anni fa, questa è la realtà di un'altra epoca storica. Probabilmente la valutazione che possiamo fare è che all'epoca non vi era la giusta cura, la giusta attenzione di quello che è il proprio patrimonio storico ed archeologico, non c'era la volontà di valorizzarli al meglio e di comprendere attraverso essi quello che era il portato storico e in qualche modo voler approfondire quella che è l'origine della nostra cultura e della nostra popolazione. E quindi questa è la valutazione di base che probabilmente ha portato ad accantonare questi oggetti, questi reperti, come se in qualche modo non si fosse compreso fino in fondo qual era il loro reale valore. Però la domanda resta, e non a lei ovviamente, ma resta in generale, lì proprio, cioè se stavano alla Cona, no, consegnati al comune, lì magari c'era qualche magazzino del comune come c'è adesso, sicuramente, c'è un'autorimessa. Sicuramente furono affidati al comune. Dobbiamo anche ricordare che negli anni 60 non era stato ancora realizzato il Museo Archeologico Savini, che è ancora un'eccellenza del nostro territorio, quindi probabilmente non c'era un luogo effettivamente destinatario di questi reperti, ma erano stati affidati all'amministrazione perché l'amministrazione valutasse quello che poteva essere il luogo più idoneo per valorizzarli. Purtroppo poi è avvenuto il contrario, perché questo ritrovamento ci testimonia di come furono accantonati, buttati, utilizziamo il termine che meglio vogliamo, in uno spazio che tutto poteva essere meno che un luogo di valorizzazione di reperti archeologici di questo valore. Allora, dicevamo, si stavano facendo degli scavi, di che natura? Ma, sempre la fibbra, no? No, negli anni 60 erano degli scavi. No, parte quelli degli anni 60, quelli dell'altro quando giorno. Quando sono stati ritrovati in questi giorni non erano degli scavi, ma era un'attività ordinaria che stavano portando avanti gli operai della squadra manutentiva del comune, a cui va il ringraziamento, in particolar modo Luciano Plebani, per essere stato colui che più di altri se n'è interessato. Si è accorto del valore di quello che aveva sotto gli occhi, ha interessato l'amministrazione comunale, ha interessato immediatamente la sovrintendenza. Nel giro di 24-48 ore eravamo già in sito per andarli a prelevare, perché dalla minima descrizione di alcuni particolari che ci venivano riportati abbiamo immediatamente compreso, la sovrintendenza più di noi, dello straordinario valore, non del fatto che fosse un reperto così qualsiasi, ma in qualche modo si trattasse appunto di due reperti, in particolar modo ossia della statua e
dell'altro manufatto di Sant'Omero, che in qualche modo da 50 anni risultavano dispersi o trafugati. Dunque sono veramente reperti molto importanti che per il momento sono appoggiati al Museo Archeologico. L'archeologo Vincenzo Torrieri lunedì va in pensione dal Ministero dei Beni Culturali. Mi auguro che il Comune di Teramo non se lo faccia scappare. Se mi consenti di intervenire, certo, su questo, sì, semplicemente per ringraziare pubblicamente Vincenzo Torrieri per lo straordinario lavoro che ha fatto e per la straordinaria disponibilità che ha messo sempre a servizio della comunità teramana, quindi in questo sento il dovere come amministratore di ringraziarlo. Non è mai stato un dipendente dell'ente, è stato un dipendente del Ministero, come infatti giustamente viene ricordato, quindi il Comune di Teramo sicuramente non vuole farlo scappare, però non ha mai avuto un rapporto diretto in quel senso con il dottor Torrieri. Valuteremo nelle prossime settimane certamente come portare avanti questa collaborazione, perché la volontà è chiara e massima, credo, da entrambe le parti, fermo restando che poi va rispettata anche la dimensione umana del professionista. Arriverà insomma un altro professionista, sì, per sostituirlo. C'è già un altro professionista che ha affiancato un'altra professionista nello specifico che ha affiancato il dottor Torrieri negli ultimi mesi, quindi assolutamente la sovrintendenza rimane in ottime mani. Del resto non è un mistero il rapporto molto proficuo che questa amministrazione ha instaurato con la dottoressa Mencarelli e con tutta la struttura della sovrintendenza, che ci ha consentito di avviare una serie di percorsi di non poco conto. Penso al recupero del teatro romano, penso a tutta l'attività che si sta portando sugli scavi di Madonna delle Grazie, penso al protocollo d'intesa che è stato ripreso dopo una fase di stallo dettata da condizioni non riconducibili al comune relative al mosaico del Leone, che purtroppo in qualche modo si era bloccato per vicende che hanno riguardato le ben note. Che ci dobbiamo aspettare dal mosaico del Leone? Dal mosaico del Leone ci dobbiamo aspettare una importante accelerazione, perché quello che stiamo mettendo in campo oggi, la Fondazione Tercas in qualche modo ha ritrovato la propria dimensione, o meglio si è chiuso quel capitolo relativo alla vacanza della presidenza che ha tenuto in stallo la fondazione per molto tempo. Si sta più o meno andando a definire quella che è la situazione relativa alla sovrintendenza, perché dobbiamo ricordare anche che il Comune di Teramo purtroppo è stato coinvolto in una vicenda di riorganizzazione delle sovrintendenze, è sempre stato sotto la sovrintendenza di Chieti, ma per una riorganizzazione interna al Ministero è passato sotto la sovrintendenza dell'Aquila. Questo di fatto ha complicato un po' anche i rapporti, perché il sovrintendente non è ancora stato nominato, quindi abbiamo da recuperare un po' di terreno. L'amministrazione c'è sempre stata, continua a esserci e ad insistere. Gli altri partner in qualche modo hanno avuto dei fisiologici rallentamenti dovuti a dei cambiamenti di fase interni alle proprie organizzazioni, ma oggi siamo tutti in campo, abbiamo rifirmato il protocollo perché l'intenzione è esattamente quella di accelerare e di andare spediti verso un recupero pieno e funzionale del mosaico per poterlo destinare alla fruizione del pubblico. Per chiudere il discorso sui reperti rinvenuti, adesso si trovano al Museo Archeologico e... Il Museo Archeologico è con la sovrintendenza, già da mesi abbiamo avviato un'interlocuzione più che proficua, e quindi ancora una volta torno a ringraziare tutta la struttura del Ministero per far sì che in qualche modo il Museo Francesco Savini possa riaprire, magari non in quello stesso luogo dove necessariamente vanno fatti i lavori per la messa in sicurezza dello stabile. È utile ricordare che questa amministrazione, quando si è insediata, ha trovato una situazione drammatica, perché quel palazzo non era stato neanche messo in sicurezza. Questo evidentemente ha avuto delle ripercussioni significative. Abbiamo messo in sicurezza tutto il patrimonio che era all'interno. Oggi stiamo discutendo di una sede alternativa dove poter riaprire il museo, seppur parzialmente, in vista invece dei lavori strutturali che poi ci consentiranno di tornare a fruire di quel palazzo meraviglioso, di quel museo meraviglioso che è il Museo Francesco Savini. E cambiamo argomento. Siete pronti per quello che si preannuncia come uno dei consigli comunali forse più caldi dell'anno sicuramente, ma dell'intera probabilmente consigliatura, quello di venerdì, dove siete chiamati a discutere e ad approvare un atto tra virgolette storico, che è
il passaggio della Teramo Ambiente a società mista a in-house, ovvero interamente pubblica, e poi vabbè, approda anche il PEF sulla Tari, che è un documento finanziario che è stato ampiamente spiegato, insomma forse sul PEF la discussione ci sarà, ma credo che non, insomma, l'attesa è per la trasformazione della Teram in società in-house, che già insomma si stanno riscaldando i motori, come si dice in gergo tecnico, perché abbiamo già sentito la minoranza cominciare ad avanzare dei dubbi. Ieri abbiamo ascoltato noi personalmente come Super J anche il consigliere di opposizione Cozzi, che ha detto una serie di cose. Oggi ci sarà una conferenza stampa proprio questa mattina di Italia Viva, insomma c'è fermento in attesa di venerdì. Ma i due temi sono estremamente connessi. Il PEF, che può sembrare un documento contabile, in realtà è uno di quei documenti che ha un grandissimo valore politico. Per il secondo anno consecutivo, da quando si è insediata questa amministrazione, la bolletta della Tari, che arriverà a casa dei teramani, sarà una bolletta in discesa rispetto al passato. Questo grazie a una gestione più oculata, più attenta. Abbiamo ridotto evidentemente quelli che erano degli sperperi o delle male gestioni del denaro pubblico che venivano fatte da chi in precedenza aveva amministrato, e quindi in un momento in cui, consentimelo, altre società partecipate che gestiscono dei beni essenziali, penso alla Ruzzo Reti, sono in piena polemica con la cittadinanza e con le amministrazioni comunali in virtù di bollette che definire esorbitanti forse è riduttivo. Però non sono bollette fuori legge, è stato chiarito anche dalle associazioni. Questa è la loro visione, vedremo poi quello che dovrà essere, quali saranno le sedi opportune per discutere del merito di questa attività di conguaglio che è stata portata a compimento 2 anni successivi, delle bollette che sono arrivate a casa dove non è nemmeno indicato dove si può eventualmente ricorrere. Ci sono una serie di temi che poi andranno affrontati, ma non voglio entrare sulla polemica relativa alle bollette. Voglio semplicemente però contestualizzare il fatto che mentre quelle bollette continuano ad aumentare, dall'altra parte le bollette della Teramo Ambiente, una società ad oggi partecipata che da questo fine settimana diventerà una società in house del Comune di Teramo, per il secondo anno di fila con questa amministrazione vede le bollette che vanno progressivamente a ridursi anche di cifre significative. Quindi questo evidentemente è un risultato che ci inorgoglisce e che ci dà lo stimolo giusto per affrontare la discussione sulla trasformazione in house. Come dicevi tu, Sarà sicuramente... Il Comune ha acquistato le quote private per 1.400.000 euro e anche su questo c'è stata qualche polemica. Discuteremo di questo innanzitutto, le acquisiremo quando l'amministrazione avrà l'ok del Consiglio Comunale, quindi attendiamo ancora qualche ora per darne la piena ufficialità, però sì, questo è il merito della discussione. Dall'opposizione leggo ascolto delle dichiarazioni sinceramente preoccupanti nella misura in cui probabilmente non hanno ritenuto doveroso approfondire la documentazione, perché Cozzi continuano a parlare. Cozzi sostiene che c'è una carenza documentale. Vediamo, Mario Cozzi è sempre quel consigliere comunale di cui ho profondo rispetto, ma che nell'ultima commissione consigliare ha ritenuto di non dover partecipare ai lavori, ha preso e si è alzato durante la discussione dei lavori della commissione consigliare. Quindi se riteneva che vi fosse una carenza documentale, quella era la sede, non una dichiarazione ad una televisione dove non c'è il contraddittorio. In qualsiasi momento possiamo confrontarci, lo faremo in consiglio comunale, vediamo qual è la carenza documentale. Ma ripeto, sulla carenza documentale non interviene la politica, non è mai intervenuta la politica, saranno i tecnici dell'amministrazione e della Teamo SPA a rispondere al consigliere Cozzi su queste carenze documentali che a nostro avviso non ci sono. Sono stati forniti tutti i documenti, se lo ritengono i consiglieri possono sempre esercitare il diritto di accesso agli atti che verranno consegnati nei tempi previsti senza alcuna difficoltà. Il problema, Cozzi, semmai, Cozzi è nelle dichiarazioni e nel contenuto di quello che dice Cozzi sostiene, dei documenti che ha letto. Cozzi sostiene anche che il Comune pagherebbe troppo per il privato, cioè che 1.400.000 euro era una stima di
adesso non ricordo l'anno esatto in cui insomma, la quota privata venne quantificata degli esperti in questa cifra. Cioè, nel senso, il sindaco ha detto addirittura stiamo risparmiando, diciamolo proprio in termini terra-terra, e invece secondo il consigliere Cozzi non è vero, perché questo era il valore di quelle quote diversi anni fa. Vuole cortesemente, intanto rispondiamo a chi ci scrive da casa, spiegarci l'utilità di acquisire dal privato, credo sì, è il 49% delle azioni da parte del comune, lo chiede Carlo. Assolutamente sì. Allora, partiamo dalle due vicende, quella che hai sollevato tu e quella che ha indicato invece il signor Carlo da casa. Il consigliere Cozzi innanzitutto confonde, e questo è estremamente preoccupante, perché il consigliere Cozzi è stato amministratore del comune di Teramo per 9 anni, è stato anche assessore all'ambiente, quindi probabilmente dovrebbe forse spiegarci come mai fa questo tipo di confusione e forse dovrebbe trarre le dovute conseguenze in merito, ma confonde quella che era una valutazione di una quota con quella che è la valutazione della società. Confondere la valutazione della quota con la valutazione della società significa confondere quello che è del comune di Teramo con quello che è l'insieme di quella società. E quindi quando lui parla della valutazione di 1.400.000, 2.800.000 e numeri di quel calibro, fa un'estrema difficoltà a centrare l'obiettivo. Quei 2.800.000 a cui si riferisce lui non erano la valutazione societaria, ma erano la valutazione della quota, quindi non può fare quel diviso 2 semplice aritmetico che prova a fare lui, perché deve partire da quel 2.800.000, e quindi rispetto a quel 2.800.000 oggi la stiamo pagando esattamente la metà. La stiamo pagando la metà, la stiamo pagando dopo una lunga procedura che ha visto la prima fase dell'amministrazione in qualche modo bloccata, perché come ben sappiamo era in campo la curatela fallimentare, non c'era il socio privato, che è arrivato soltanto alla fine del 2019, negli stessi giorni, nelle stesse settimane in cui è iniziato anche l'evento della pandemia, che in qualche modo ha comportato la necessità di mettere in sicurezza la società per tutta un'altra serie di aspetti. Andiamo ad acquisire il 49% delle quote, perché poi diventeremo finalmente protagonisti del nostro destino. Non è uno slogan, ma è una realtà. Avere una società in house che in qualche modo ci consenta delle procedure agevolate per poter garantire, andare a gestire direttamente determinati servizi, tra i quali evidentemente quello dell'igiene urbana è il più significativo, ci consentirà di stare più tranquilli, di essere più sicuri, di poter determinare determinate scelte e di poterle andare a condizionare per offrire un servizio sempre più di qualità e di eccellenza, dove il pubblico è finalmente protagonista. Del resto basta analizzare, senza spostarci a dimensioni evidentemente più elevate, ma se ci spostiamo all'Aquila, a Pescara, a Chieti, ci rendiamo conto di come siamo in tutti i casi oltre le 5 società in house che gestiscono determinati servizi da parte degli altri comuni. A Teramo non ne avevamo neanche una. Questa era fondamentale, prima, sì, che in qualche modo si trasformasse in house quella società. Le posso fare una domanda? Più di una. Beh, adesso ovviamente ci sarà tutto l'iter a partire dal Consiglio Comunale, che dovrà approvare poi l'acquisizione, eccetera, eccetera. Il sindaco disse che tra l'altro lui spera che entro la metà di aprile si riunisca anche, credo, l'assemblea straordinaria, proprio per il passaggio definitivo da società mista a società in house. E per quanto riguarda la governance, come si trasforma? Ma la governance è un processo evidentemente successivo, non è in questo momento l'oggetto della discussione. Ci sono diverse modalità che in qualche modo potranno riguardare la governance, però sarà una discussione che in qualche modo verrà affrontata. Ovviamente nel si momento trasformerà rispetto a quella che c'è adesso. Certo, adesso è una società mista pubblico-privata. Sicuramente sì, verrà modificata in qualche modo, perché quando cambia la compagine societaria cambia evidentemente anche la struttura di governance, però sicuramente è una discussione che invece andrà di pari passo con la definizione di quelli che saranno i servizi che dovranno poi essere affidati a questa società in house. Ricordiamo agli spettatori che le procedure per affidare la gestione di determinati servizi rispetto a un soggetto in house piuttosto che a un soggetto privato, comunque a partecipazione privata, sono evidentemente molto più semplici, immediate, semplificate, e quindi anche in questo faciliteranno l'azione dell'amministrazione attuale e di tutte le amministrazioni che verranno. Per chi stiamo ci facendo lavora, un'operazione. Per chi ci lavora, cosa cambierà? Innanzitutto garantirà stabilità. Noi abbiamo sempre pensato e abbiamo guardato con estremo interesse alla stabilità
di più di 150 lavoratori all'interno del mondo Team, i quali evidentemente erano condizionati, come fisiologico che sia, da tutte le frizioni che nei vari anni hanno riguardato la Team Ambiente. Quando per 10 anni una società non ha un socio privato, ma piuttosto è sotto curatela fallimentare, vi posso assicurare che questo condiziona sia lo spirito con il quale ci si presenta la mattina al lavoro, sia le possibilità che si hanno di investire e di migliorare il servizio nel momento in cui l'unico socio è il Comune di Teramo, e in un momento in cui si ha difficoltà anche per quanto riguarda l'approccio giuridico legale nell'affidamento del servizio che Team invece ha portato avanti in questi anni. Mi corre anche l'obbligo in questa sede di ricordare però come il Comune di Teramo abbia proposto in questa sede di trattativa, perché la base dalla quale siamo dovuti partire, anche una modifica dello statuto. Fino a questo momento, con lo statuto attuale della Team, era prevista l'impossibilità per un socio pubblico di acquisire il 49%, perché c'erano due categorie, categoria A e categoria B delle quote. La categoria una delle due categorie non poteva essere acquisita dal pubblico, ma esclusivamente dal privato. Per questo l'amministrazione fino ad oggi non aveva mai potuto avviare una trattativa né con la curatela, che non aveva dato la disponibilità alla modifica dello statuto, perché la curatela persegue l'interesse privato, è quello il suo mandato ed è quello il suo compito, né altre situazioni nei quali si era arrivati a una discussione con il socio avevano consentito di andare a modificare uno statuto che evidentemente era obsoleto, era superato dai fatti. Ma quando sentiamo alcune ricostruzioni, penso ai colleghi di Italia Viva che hanno riacquisito la parola ora che sono all'opposizione, quando erano Teramo 3.0 ed erano in maggioranza, mai una documentazione per chiedere l'acquisizione di quelle quote, però purtroppo sta nel gioco delle parti, accettiamo anche questo. Stamattina ne discuteremo in aula, cosa avranno da dire, che sentiremo cosa avranno da dire, e ovviamente siamo prontissimi a rispondere puntualmente nel merito, sia come parte politica che immagino anche come parte tecnica, per tutte le competenze che abbiamo coinvolto in questa operazione. Dicevo agli amici di Italia Viva che hanno recuperato la parola, ma probabilmente non hanno approfondito gli atti, non hanno avuto modo di verificare come appunto è necessario prima di tutto e preliminarmente la modifica dello statuto, altrimenti il Comune di Teramo non può andare proprio ad acquisirle. Quindi è inutile discutiamo del potevano essere acquistate a questa o a quell'altra cifra. Fino a questo momento, fino a questa trattativa, non c'era neanche la modifica dello statuto che consentiva legalmente di acquisirle. Quindi stiamo parlando dell'aria fritta, probabilmente, scusatemi il termine così immediato, diretto. Dopodiché è anche utile ricordare che la curatela fallimentare aveva messo a base d'asta ad 1.200.000 euro la quota privata, base d'asta, non l'aggiudicazione, perché sappiamo che l'aggiudicazione poi è avvenuta a 1.750.000 euro, e soprattutto era un lotto, quello messo a gara, che non comprendeva soltanto le quote della Team. Allora l'amministrazione chiese alla curatela la modifica dello statuto per poterle acquisire, chiese lo stralcio per poter fare una gara che riguardasse soltanto le quote Team e non anche il resto del patrimonio sotto curatela, ottenne un diniego e quindi evidentemente da un punto di vista tecnico non poteva neanche partecipare, perché il pubblico non poteva acquistare le quote. Da un punto di vista politico non si può esporre un'amministrazione comunale, un ente pubblico che deve parlare per atti, ad una trattativa, o meglio ad un'asta pubblica, nel momento in cui si gioca evidentemente a rialzo. Noi abbiamo a che fare con denaro pubblico, abbiamo il dovere morale, politico e giuridico di tutelarlo e di spenderlo al meglio. Non era quella la sede, siamo certi dell'azione che abbiamo messo in campo, così come siamo certi che nonostante una gestione ibrida, nonostante una curatela fallimentare, nonostante l'insediamento e le difficoltà arcinote nella discussione con la precedente governance della Teramo Ambiente, siamo riusciti per 2 anni di fila a vedere la bolletta della Tari scendere. Continueremo a lavorare per portare dei risultati ancora più concreti e significativi nelle tasche dei teramani con la trasformazione in house. Ok.
attendiamo le conferenze stampa e attendiamo ovviamente questo consiglio comunale che sarà, immagino, anche molto caldo. Buongiorno Bella Dorotea, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Assessore, mi può aiutare a sollecitare il ripristino della segnaletica orizzontale per i disabili in via Urbani? Grazie di cuore, lo dice Maria Caterina, intanto che ringraziamo per il buongiorno e anche per le belle parole. Se lo segna, assessore? Assolutamente sì, terminata la trasmissione. O passerò fisicamente o avvertirò telefonicamente assessore di Bonaventura e vedremo di intervenire nel minor tempo possibile. Capitolo no, c'è un altro messaggio. Buongiorno assessore, leggo oggi del ritiro dei fondi da parte della regione per quanto riguarda il progetto dell'ex manicomio. Spero che i politici teramani sbattano i pugni, l'abbiamo letto stamattina se non ricordo male sul Centro, assessore, così il sottosegretario D'Annunzio, rispondendo a Mariani che sollecitava questi fondi master plan, insomma, per il recupero dell'ex manicomio, ha detto, andiamo a cercare l'articolo così leggiamo anche testualmente le dichiarazioni di D'Annunzio, soldi tolti all'Ateneo per i gravi ritardi del progetto, a dirlo è D'Annunzio rispondendo a Mariani in consiglio e citando anche atti ufficiali dell'università. A maggio 2020 lo scostamento era di un anno e l'opera già ad altissimo rischio di perdere i fondi, parliamo di 30 milioni. Io parto dal ringraziare Sandro Mariani per lo straordinario lavoro che sta facendo e per l'attenzione che ha sempre dedicato al territorio teramano. Questa ne è una delle occasioni. La risposta di D'Annunzio, sinceramente, dal nostro punto di vista è imbarazzante. Parla di forte ritardo. Innanzitutto il controllo era da parte della regione, quindi se questo ritardo c'era doveva intervenire evidentemente prima. Ma il problema fondamentale è che quando si interviene per distogliere dei fondi bisogna farlo con una visione. Innanzitutto noi continueremo a chiedere, su questo voglio tranquillizzare lo spettatore nei limiti del possibile, continueremo a chiedere con veemenza, con forza, con tutto quello che è il nostro peso istituzionale, che i fondi restino a Teramo e restino per quel progetto che era di vitale importanza per una rigenerazione culturale del nostro territorio. È un atto estremamente grave quello che è stato messo in campo dall'amministrazione regionale, che ancora una volta non dialoga con i territori, che utilizza i fondi quasi per dei finanziamenti a pioggia da dover dare sul territorio senza una visione di insieme e prospettica di quello che deve essere il futuro del nostro territorio. Continua un'amministrazione scellerata di quelli che sono i progetti che hanno ereditato dal passato, continuano a gestirli ad uso e consumo dei propri interessi, dimenticando quella che invece era una visione che poteva essere data al territorio. Quindi assolutamente sì, continueremo a dar battaglia con tutta la forza che abbiamo perché quel progetto veda la luce e veda compimento. Chiederemo spiegazioni sull'iter che ha intenzione di mettere in campo l'amministrazione regionale d'ora in avanti, ma è evidente che non possiamo stare all'ennesimo scippo che viene fatto nei confronti del nostro territorio. Lo dobbiamo ai nostri cittadini, lo dobbiamo alla nostra università, lo dobbiamo a quanti credevano che attraverso quel progetto si potesse in qualche modo dare slancio alla ripresa del nostro territorio. Capitolo scuole, no, ancora no. Zona archeologica della Cona, altra storia di sperpero dei nostri soldi. Guardate come è ridotto quel parco recintato, fra l'altro mai utilizzato dai cittadini teramani. È la realtà. Questo messaggio presenta quella che è la realtà. L'intero patrimonio archeologico della città di Teramo era completamente abbandonato a se stesso. Facevo riferimento a un lavoro sinergico con la dottoressa Mencarelli e con tutta la struttura della sovrintendenza per avviare una serie di attività di recupero. Alcune hanno già visto la luce, penso a tutta l'attività che è stata portata avanti nella scorsa estate su Fonte della Noce, anche grazie a Marcozzi Costruzione che ha sponsorizzato un'attività di intervento e di recupero della fonte. Penso all'attività che la sovrintendenza sta mettendo in campo sugli scavi di Madonna delle Grazie, così come penso al protocollo sul mosaico del Leone. Rimangono due temi che l'amministrazione ha già preso in mano e sta affrontando. Da un lato c'è il tema di Piazza Sant'Anna, sulla quale dovremo fare una discussione molto ampia su qual è il senso di una copertura che nel tempo ha chiuso quello spazio e lo ha fatto percepire come distante, come un qualcosa di separato, di asettico, e non ha fatto vivere
nella sua interezza, nella sua pienezza, quello che invece poteva essere lo straordinario valore aggiunto degli scavi e dei ritrovamenti Piazza Sant'Anna. L'altro tema appunto è Ponte Messato, sul quale siamo intervenuti la settimana scorsa, o meglio l'assessore di Bonaventura è intervenuto la settimana scorsa per andare a riqualificare quell'area, e adesso stiamo già mettendo in campo degli interventi che consentiranno prima dell'estate di poter finalmente riaprire quello spazio. Buongiorno assessore, quali notizie riguardo i concorsi comunali? Grazie. Sui concorsi comunali abbiamo terminato tutta la fase istruttoria, quindi abbiamo ricevuto per tutti quanti i bandi pubblicati, che ricordo essere stati due già conclusi, quello riguardo al dirigente dell'area 7 e quello relativo ai quattro operai che andranno a rafforzare la squadra manutentiva del territorio. Questi sono procedimenti già conclusi. Per quanto riguarda i bandi da D1, C1, B3, ed educatori dei nostri nidi comunali, abbiamo terminato la fase di ricezione delle candidature, le abbiamo vagliate e quindi abbiamo ammesso i candidati alle prove. Oggi siamo in attesa che il Ministero della Funzione Pubblica sblocchi le procedure concorsuali, perché come i nostri cittadini sanno, il governo, per evitare delle problematiche relative a possibili assembramenti in una fase pandemica come quella che stiamo vivendo, in piena terza ondata, aveva sospeso le procedure concorsuali, le consentiva soltanto per quelle prove che avevano ammesso soltanto 30 candidati, e capite bene che quando i posti a bando sono quasi 40, le candidature arrivate sono evidentemente molte, molte di più, quindi non abbiamo proprio la possibilità tecnica in questa fase. Siamo in dialogo costante con il Ministero, ma lo stesso Ministro Brunetta a più riprese ha dichiarato come questa rappresenti una delle assolute emergenze. Se non ricordo male, oggi alle 10:30 insieme al ministro Carfagna terrà una conferenza stampa proprio per quanto riguarda le tematiche assunzionali nella pubblica amministrazione, con un occhio di riguardo al Mezzogiorno d'Italia, quindi attendiamo notizie. L'amministrazione è pronta, nel momento in cui daranno il via libera, la possibilità di svolgere le procedure, entro 15 giorni sicuramente verrà svolta la prova preselettiva. Benissimo la cultura, ma lei dovrebbe dedicare più tempo a cosa accade in comune, chi si occupa dei diritti dei cittadini, riaprire al pubblico sempre in centro l'URP, perché andare sempre da amici e parenti per qualsiasi cosa? Prima si portava direttamente in comune, anziani e disabili sono in difficoltà da un anno, perché? Questo è uno dei temi centrali, e la pandemia in questo ha acuito quelle che erano delle difficoltà strutturali di tutte le amministrazioni pubbliche. In merito all'URP, lo spostamento dell'URP, partiamo da lì, era fisiologico, perché sappiamo com'era strutturato l'URP al Comune di Teramo. In una fase in cui va garantito il distanziamento, vanno garantiti dei non assembramenti, abbiamo visto le difficoltà del protocollo nel momento in cui c'erano due o tre scadenze che come amministrazione rivendichiamo, perché siamo riusciti a erogare tra i primi comuni in Abruzzo, quasi nell'immediatezza, quelli che erano i buoni spesa, a consegnare nei tempi quelli che erano i buoni libri e tutta un'altra serie di attività e di agevolazioni sociali verso l'utenza. Però evidentemente questo sì, ha creato non degli assembramenti, ma certamente delle file per andare a consegnare. Immaginate se l'URP fosse stato nella stessa sede, così come era in precedenza. L'URP e il protocollo si trovavano l'uno di fronte all'altro nella sede del comune, questo era fisicamente impossibile con la normativa attuale. Per questo è stato portato nello spazio più ampio che avevamo. Dobbiamo tener conto anche che nelle scelte che fa in questa materia l'amministrazione tiene conto del fatto che non è padrona neanche di casa propria, perché l'amministrazione comunale è in una sede in affitto, perché Via Carducci, sì, perché il palazzo di Piazza Orsini non è agibile, Palazzo Pompetti, sappiamo benissimo le vicende che lo hanno riguardato, abbiamo una carenza di strutture in questo momento, anche il comune in prima persona sta vivendo l'onda lunga del sisma, su questo sarà necessario accelerare. I reperti storici ritrovati casualmente finiranno nel dimenticatoio, come tutti i siti di questa città che nessuno è in grado di gestire e valorizzare per fini turistici sui mass media, non solo teramani. Ricordo la scoperta dei resti in centro storico durante gli scavi della fibra. Su questo voglio fare una precisazione in maniera molto, molto chiara.
Abbiamo ringraziato la sovrintendenza perché tra le molte attività che ha messo in campo su questo tema dei ritrovamenti di qualche giorno fa, quei reperti non sono stati portati nella sede della sovrintendenza, ma la sovrintendenza ha voluto dimostrare ancora una volta piena fiducia nelle istituzioni e nel Comune di Teramo. Sono stati riportati a Palazzo Savini, al Museo Savini, nonostante il museo fosse inagibile. Questa dimostrazione di come c'è già un iter ampiamente avviato per tornare a renderli fruibili e visitabili nello spazio più consono che avremo nella città. Per quanto riguarda invece l'altro ritrovamento, quello di via Raneiro, a cui si faceva riferimento, l'abbiamo detto più volte, è stata fatta un'attività di indagine per andare a ricollocarlo nella storia, nel tempo più corretto. C'è un tema, o meglio una problematica, che è inutile nascondere: quel ritrovamento insiste sotto il palazzo, sotto lo stabile, metà è fuori e metà è dentro, è estremamente superficiale come ritrovamento, quindi andare a intervenire non è così semplice come sembra, non si tratta di estrarlo quasi fosse un fazzoletto, ma appunto si tratta di andare a scavare, va messo in sicurezza, si deve intervenire con la giusta cautela per quanto riguarda sia i sottoservizi che la tenuta dello stesso stabile. È quello su cui stanno lavorando i tecnici, quindi non appena sarà possibile verrà fatto, ma assolutamente non è né dimenticato né altro, è stato messo in sicurezza. Certo, quello che sorprende, e torno all'apertura del mio intervento di oggi, come negli anni in qualche modo tutto quello che era il patrimonio archeologico sia stato trattato in una maniera evidentemente non consona. Se pensiamo che appunto due ritrovamenti di assoluto valore, andati perduti 50 anni fa, erano abbandonati in un'area di rimessa, se immaginiamo che praticamente a 50 cm dalla superficie, sotto un palazzo del centro, si trova uno scheletro, o meglio un reperto archeologico di oltre 5.000 anni fa, e il palazzo è stato costruito ed è impensabile che chi abbia costruito quel palazzo non si sia reso conto, non abbia trovato, eppure ha continuato la costruzione. Abbiamo bisogno di una presa di coscienza collettiva da parte delle istituzioni e ancor più da parte dei cittadini del valore assoluto che rappresentano questi ritrovamenti, perché solo così lo riusciremo a trasformare al meglio. C'è di nuovo, torniamo alla tema, ma il tempo ormai per rispondere è praticamente scaduto, nel farvi un in bocca al lupo. Credo sia forse un'utopia pensare ai vantaggi di questa operazione in house per il cittadino, ed è sempre Carlo che sollecita sulla TEM. Ringrazio il signor Carlo, crepi il lupo, ma non è un'utopia. Abbiamo avuto modo di sperimentare appunto in questa fase pandemica come dopo anni nei quali ci veniva raccontato che probabilmente il privato era meglio nella gestione di determinati servizi, abbiamo visto l'inefficienza in alcuni ambiti e dall'altro invece abbiamo riscoperto una necessità del pubblico che si interessi di determinate tematiche. Lo abbiamo sperimentato in materia sanitaria, lo abbiamo sperimentato nelle materie scolastiche, lo sperimenteremo anche per quanto riguarda l'igiene urbana. Noi ce la metteremo tutta, abbiamo già dimostrato di aver individuato delle competenze che ci hanno consentito di ridurre la bolletta, che probabilmente è il tema più sentito, specie in questa fase, e quindi evidentemente accettiamo la sfida, sapendo che appunto il nostro ruolo è quello di lavorare al meglio per offrire dei servizi di qualità ai nostri concittadini. Allora ringraziamo l'assessore comunale di Teramo, Andrea Core. Ci vediamo venerdì sicuramente, insomma, perché non mancheremo a questo consiglio comunale, per certi versi anche, insomma, che rimarrà storico, perché si parla della Teramo che quest'anno compie. Dicevi bene, il consiglio più importante della consigliatura. Sì, insomma, conoscendo la storia della Teramo dall'inizio ad oggi, immagino, insomma, sia un passaggio, e noi ci aspettiamo anche, insomma, dei momenti da ricordare come spesso accade, ma come sempre è accaduto, le voglio dire, nei consigli comunali che la sottoscritta ha seguito, soprattutto i consigli comunali, quelli caldi, insomma. Se mi consenti solo di intervenire, sì, ruberò un minuto. Io vorrei che questo consiglio comunale si concentrasse nel merito, che evitassimo di scadere in una polemica che ha poco a che fare con i contenuti degli atti e delle delibere. Purtroppo negli ultimi tempi
se andiamo a verificare quello che è successo in aula, verifichiamo come tutti gli atti che vengono portati dall'amministrazione comunale quasi mai sono stati votati favorevolmente solo dalla maggioranza. C'è sempre stata una parte dell'opposizione che ha votato con l'amministrazione, un'altra parte che si è astenuta, qualcuno che evidentemente ha votato contrario. Però questo a significare la bontà degli atti che portiamo. Dispiace quando poi invece la polemica la mattina dopo, magari a mezzo stampa, magari con un'intervista, magari con un comunicato, si trasforma e si trasferisce su altro, probabilmente celando una carenza di contenuti. Ecco, cerchiamo di stare nel merito delle questioni. Se si alzerà un attimo la voce, credo che sia fisiologico, sempre assolutamente nel rispetto istituzionale, ma non rivestiamoci di un... come posso dire, di una lezione di moralità nei confronti degli altri, perché le scene le ricordiamo tutti. Allora non vogliamo certamente tornare a quelli che furono i festeggiamenti del centrodestra nel 2014, quando perdemmo noi le elezioni, probabilmente una mancanza di stile da parte di diversi soggetti. Non vogliamo tornare sugli atteggiamenti in aula quando alcuni che oggi sono minoranza erano maggioranza e governavano questa città, il tono con il quale si riferivano alla loro opposizione. Non discutiamo di questo, stiamo sui provvedimenti. Se qualcuno eccederà in qualche modo nelle modalità, è giusto che chieda scuse, che abbia rispetto dei luoghi istituzionali, ma non possiamo far scadere la discussione sulla gestione pubblica della nostra città in una discussione di bassissimo livello su questa o quella dichiarazione. Stiamo nel merito delle questioni, perché in quel modo facciamo un servizio alla collettività. Bene, grazie Assessore Core, grazie, buona giornata, buon lavoro, grazie a voi per l'attenzione e buona giornata.